Amo la torch paste e l'avete già vista in un altro tutorial. Questa volta però vi faccio vedere come utilizzarla non sul legno ma su un altro materiale. Mi trovo nel programma Affinity Photo, ma voi potete utilizzare qualsiasi programma, compreso Word, o una grafica da trasferire sulle pellicole IconArt. Quindi devo semplicemente andare a far clic qua sul menu File e poi alla voce Stampa. Vado a selezionare la mia stampante a getto di inchiostro, quindi faccio Proprietà. E a questo punto posso andare a mettere scala di grigi. Attenzione, perché bisognerebbe sempre mettere bianco e nero scala di grigi quando si stampa sulle pellicole IconArt, ma ci sono alcuni casi in cui questa impostazione non è ottimale, quindi a seconda della stampante che utilizzate vedete se usare colore o scala di grigi. Mettete sempre qualità alta, il tipo di carta, mettete un tipo appunto che sia di grammatura elevata, in questo caso io metto Presentation Paper Matte, e poi vado a far clic qua su altre opzioni e nel caso dell'Epson, alla voce correzione colori, vado a mettere personalizzato, poi faccio clic alla voce altre impostazioni e aumento il contrasto al massimo, eventualmente si può aumentare anche la saturazione. È importante che i colori siano più forti possibile, anzi colori, in questo caso il nero sia più marcato possibile. Quindi adesso do l'ok, faccio ok anche qua, mando in stampa e andiamo a vedere come personalizzare il nostro quaderno. Ed ecco, questo è il foglio che ho ottenuto con la lampada IconArt. Ho fatto un'esposizione di 35 secondi, poi ho fatto come sempre il lavaggio, diciamo, in acqua calda, e dopo ho asciugato col forno, ho atteso 15 minuti dopo aver appunto asciugato col forno, dopodiché ho fatto una seconda esposizione da circa 60 secondi. Potete, vi ricordo, fare l'esposizione da 60 o 90 secondi per far sì che gli stencil possano essere riutilizzabili. Il procedimento completo lo trovate comunque nei tutorial dedicati, vi lascio il link in descrizione. A questo punto io vado semplicemente con un paio di forbici a ritagliare questa parte qui, quindi quella con la nuvoletta e le stelline. Una volta ritagliato, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Vi ricordo che bisognerebbe lasciare sempre un po' di bordo, soprattutto quando andate proprio a colorare. In questo caso non c'era la possibilità perché ho messo tante grafiche in un unico foglio, ma non importa, lo facciamo ugualmente. Vado a prendere adesso un quadernino molto semplice tipo questo, io l'ho acquistato da Flying Tiger, e è un, diciamo che la copertina è in cartoncino mentre l'interno è similpelle. Cosa vado a fare a questo punto? Vado ad aprire lo stencil, quindi come sempre qua sul diciamo sull'angolino vado a togliere la pellicola che si trova nel retro e vado a farlo aderire molto bene, molto molto bene. Questo è una delle cose più importanti, perché se non aderisce completamente è adesiva la pellicola, però devi aderire perfettamente, perché se non lo fa chiaramente lo stencil potrebbe non venire in maniera perfetta. Per migliorare l'adesività potete con un panno umido passare proprio sulla pellicola dello stencil, appena umido mi raccomando, altrimenti attacca poi troppo, avete il problema contrario. A questo punto cosa vado a fare? Vado a prendere la mia torch paste, ve l'ho fatta vedere anche in un altro tutorial dove siamo andati a realizzare uno stencil su legno. Questa volta, come vi dicevo, andiamo a farlo sul quadernino. Quindi vado ad aprire la mia torch paste, guardate che colore meraviglioso, e vado a metterne una piccola quantità qui sopra, quindi qua sopra la mia nuvoletta. Vi ripeto, abbiamo poco spazio in questo caso, ma è un po' più complicato, ma si può fare ugualmente. Ora vado a prendere un semplice raschietto di IconArt e vado a
trasferire la mia pasta sullo stencil. Una volta steso con il nostro raschietto, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Ve lo faccio vedere anche un pochino più da vicino. Vedete che la parte, diciamo, dello stencil è diventata un po' arancione. Chiaramente non è legno, quindi assorbe un pochino di più il cartoncino, quindi magari fate un paio di passate, ma attenzione che sia ben steso come in questo caso, quindi non lasciate delle parti in cui c'è più pasta e altre meno. Ora, molto lentamente, andiamo a togliere la pellicola dal quaderno. Ed ecco il risultato che abbiamo ottenuto con la nostra torch paste. A questo punto dobbiamo prendere la pistola per embossing e andare a realizzare l'effetto bruciato. Io utilizzo questa pistola per embossing, non si trova più, l'avevo presa diversi anni fa. Potete utilizzare quella di Memory Keepers, che è ottima, o comunque una pistola a caldo con una potenza abbastanza elevata. Iconart consiglia intorno ai 1000 watt. Andiamo adesso a accendere la pistola e passiamo sopra il nostro stencil. Ed eccolo qua, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Guardate quanto è carino. Ho voluto fare appositamente questo effetto sfumato, vedete, sulle stelline, un pochino anche sulla nuvoletta, perché secondo me è molto più carino, sembra anche un po' più reale. Poi se volete, ovviamente potete rendere il colore, per così dire, quindi l'effetto bruciato, omogeneo in tutto in tutta la grafica. Voi dovete considerare che la pistola per embossing è un po' come se fosse il vostro pennello, e quindi potete stare più tempo sulle aree che volete scurire un po' meno sulle aree che volete lasciare un pochino più chiare. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che ne potete trovare tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut Silhouette Italia.